Ciao a tutte ragazze, bentornate in un altro nuovo video. Questo è un video per quanto riguarda lo shopping della casa. Poi alla fine ho lasciato un mini haul di H&M, giusto due cosine che ho preso per Christian e Mattia. Allora, intanto buon 1º maggio. Qui c'è un tempo uno schifo. Tenete conto che mancano 6 giorni al parto. E non c'è nessun segnale, tutto tace, non si capisce. Io mi sto tenendo pronta da un momento all'altro e vediamo. Vabbè, comunque, dovesse nascere in questo periodo, cioè in questi giorni, è allucinante. Ad esempio, oggi c'è vento, pioggia, fa veramente freddo, e senza contare poi l'allergia, oh mio Dio, è allucinante. Infatti non riesco a truccarmi, non, cioè è veramente pesante. Infatti spero che solo che finisca questa maledetta primavera. Basta, passiamo a quello che ho preso. Allora, vi faccio subito vedere questo che ho preso. Allora, le cose che ho preso le ho prese da Risparmio Casa. Abbiamo fatto un giretto ieri e ho trovato veramente delle cose. Cioè, si compra bene, mi piacciono tantissimo le cose che hanno e non si spende neanche tantissimo. Quindi, se avete un punto di risparmio a casa vicino, vi consiglio di farci un salto. Allora, ho preso questo kilt, che poi è un trapuntino appunto singolo, abbastanza leggero. L'ho preso per Mattia, per il suo lettino. C'era così. Tortora, blu e forse anche rosa, se non sbaglio, ma siccome lui ha la cameretta su questo arancio, ho preferito prenderglielo così. Via, perché è già ingombra questo. Poi ho preso questi cotton fioc per Christian. Sono praticamente quelli proprio piccolini, fatti così, ce ne sono 55. Ho trovato questo che mi è piaciuto da morire. Tra l'altro, a me piace tantissimo la felce azzurra, proprio i prodotti che hanno, la profumazione, cioè mi piace proprio tanto. Questo non l'avevo mai visto. Si chiama Essenza Italiana, estratti naturali di fiori di Esperide della Calabria e olio di mandorle. Questo qua. Quindi non potevo non prenderlo, questo qua. Ed è 300 ml, pagato una cavolata, mi sembra sugli 80 centesimi, neanche, e l'ho voluto prendere. È praticamente un sapone per le mani e niente. Poi ho fatto che prendere anche questi perché noi è come se ci mangiassimo. Sono appunto i feltrini da mettere sotto le sedie, questi qua. Poi mi fa sempre piacere trovare il Neutromed in offerta, lì veramente lo mettono spesso, spesso in offerta vera, perché è comunque un detergente che a volte si trova anche sui 2 euro e siccome lo trovo un prodotto valido, uno dei migliori, quando lo trovo a questo prezzaccio ne prendo un po'. Questo qua ne ho presi due, ho preso questo, quello freschezza e poi ho trovato questo che non avevo mai visto. Da uomo per Luigi e ho voluto prenderlo, ho pagato anche questo veramente una cretinata, però voglio dire, ho preso anche per sempre per Christian le faldine di cotone, praticamente i quadrotti per il cambio pannolino, questi qua. Ho voluto provare a prendere il Test & Release, questo shampoo. Intanto mi faceva impazzire la confezione e siccome comunque mi trovo bene con i prodotti testa nera, ho voluto provare a prendere questo che è uno shampoo per capelli opachi senza luce. Considerato che io comunque è già da più o meno 3 anni che coloro i capelli. Ho fatto vari trattamenti, poi li ho tagliati, se sono ricresciuti, cerco di starci un pochino attenta. Ho sempre un altro shampoo, però antiforfora, questo qua dell'Angelica,
che ho voluto provare, ed è con salvia e ginepro rosso. Maledetta allergia! Che poi col tempo, così che fa schifo perché sta piovendo, è ancora peggio. Non so perché, ma mi si accentua ancora di più la voglia di starnutire l'anima. E quindi, allora, a proposito di starnutire, mi sono armata di Kleenex. Questi qua io li adoro perché sono quelli col balsamo, sono morbidissimi, non ti irritano la faccia che sembri un babbuino. Quindi anche questi ne comprerei tonnellate, anche perché ne faccio fuori veramente una quantità industriale di questi. Perché di questi no? Allora, i propri fazzolettini, quelli che lasci in giro per casa, perché io dove mi trovo devo avere comunque fazzoletti sparsi ovunque. Questi li ho pagati tipo, ce n'è 150, l'ho pagati 50 centesimi. E a differenza invece di quelli che prendo solitamente al Lidl, che pago 1 euro, 99 centesimi, 1 euro, però mi sa che non ho la scatola a portata di mano, ma ce n'è veramente pochi. Quindi ho voluto provare a prendere questi. Un'altra cosa, questo invece l'ha preso Luigi per la sua macchina, l'ha voluto provare, perché io da me ho quello al cocco, io ho tutto cocco, e siccome gli è piaciuto, ha voluto provare a prendere questo, che invece è oceano. E vediamo un po'. I prodotti veri e propri per la casa sono questi. Allora, io solitamente prendo lo Swiffer, i panni Swiffer, quelli originali. Siccome non l'ho trovati, ieri ho voluto provare a prendere questi, che sono della marca Risparmio Casa. Ce n'è 20, sono i panni cattura polvere e voglio un po' vedere se sono validi come quelli originali. Vediamo un attimino perché anche di questi ne faccio fuori tantissimi. In offerta, se andate da Risparmio Casa, approfittatene, c'erano i detersivi per i piatti. Allora, eccoci. Allora, ho preso questo, che è alla lavanda, è un periodo che tutta la lavanda sto prendendo. Questa è la lavanda, questo è i carboni attivi e poi questo che è quello classico al limone. Cioè vi dico, mi sembra 80, neanche 80 centesimi l'uno, quindi ne vale la pena, anche perché per non stare lì e andare a prendere ogni volta un detersivo, almeno ne avete un pochino da parte. Una cosa che mi piace tantissimo e che trovo solo da Risparmio Casa è in un altro negozio che c'è a Pinerolo, è questo, perché non è un prodotto veramente che si trova ovunque, ed è Rio Casa Mia, il mele aceto. Questo è per tutte le superfici. Ragazze, vi assicuro, ha un profumo di, cos'è questo? Ha un profumo di aceto, di mele. È fantastico, vi lascia veramente la cucina, comunque le superfici che pulite, lucide e con questo profumo fantastico. E questo lo trovo solo lì, e appunto in quest'altro negozio a Pinerolo, ma ne approfitto sempre. Ho voluto prendere questo, un anticalcare, e poi uno sgrassatore universale, sempre alla lavanda, perché ve l'ho detto, sono praticamente impallinata in questo periodo con la lavanda e ho voluto provare a prendere questi. Poi, ultimissime cose per la casa, per la pulizia della casa, ho trovato in offerta il Fabuloso, che ho preso alla lavanda, eccolo qua, e poi questi invece fresco mattino, quindi comunque. Queste erano le cosine per la casa. Vi faccio vedere invece, dopo che siamo andati del Risparmio a casa, dopo che stavo morendo perché devo andare a fare pipì praticamente ogni 2 secondi, vicino, grazie al cielo, c'è l'area 12, e siamo andati anche a fare un giro da H&M. Allora, da H&M, che io adoro follemente, ho trovato per Cricri. Oddio, questi pigiamini che sono un amore. C'è questo con le stelline su questo. È un,
Io dico verde acqua, ma non è un verde acqua perché sembra più un grigio. E poi c'è questa dietro che è blu e bianca, ma i bottoncini davanti sono dello stesso colore della tutina dietro. Questa ha i bottoncini qua davanti, questa tutti qua, anche fino al piedino, in modo che lo puoi cambiare tranquillamente, però sono veramente molto belli, tutti e due 14,99, li ho presi nella taglia 56, che è la taglia 1-2 mesi, in modo che glieli posso comunque sfruttare tutto maggio e li vanno più che bene, vedendo questo tempo schifoso, direi che vanno più che bene. Poggiamoli qua. Tra l'altro, meno male che c'è il passeggino di Christian qua vicino. Sempre per il piccolo in arrivo, ho voluto prendere questi pagliaccetti. Sempre con le stelline perché sono andata veramente fuori di testa quando l'ho visto, mi sono piaciuti tantissimo. Questa appunto è versione un pochino più estiva. E c'era questo e questo qua. Sempre con i bottoncini, questo qua fino appunto a questo pezzettino, non tutto, e invece questo tutto quanto. Quindi la stessa versione degli altri, però più estiva. Tutti e due, 12,99, sempre nella taglia 56. Che veste 1-2 mesi. Mattia, queste canottierine che mi sono piaciute veramente tanto. Tra l'altro, se volete, c'è l'offerta 3x2, quindi su tre pezzi, due li pagate e uno no. Io, gli altri mi piacevano. E ho preso queste canottierine bianca e blu e questa semplice bianca. Sto cominciando a prendere un po' di canottierine perché la canottiera è un articolo che vi dico per esperienza, non si trova quando andate a cercarlo poi a giugno o a luglio, a maggior ragione quando poi iniziano i saldi. È veramente un articolo che va preso un pochino prima, magari appunto un pezzo ogni tanto, ma la canottiera è veramente è poi introvabile. Ho preso, ovviamente dopo il parto, questa canottierina qua. È semplicissima, nera, molto morbida. Ha come dettaglio questa lavorazione nel girobraccio e nella scollatura. È molto molto semplice, niente di che. E poi ho preso per invece questo periodo, mi è piaciuta questa camicetta, questa blusa su questa fantasia, con tutte le farfalle, e mi sono accorta a casa che c'erano anche le coccinelle un po' ovunque. È molto morbida, ha i bottoncini sul davanti, quindi la posso utilizzare anche poi appunto per allattare. Questa 9,99 è veramente una sciocchezza. C'era nera, altre fantasie, è molto molto leggera. In abbinanza ho preso sempre però questi per dopo il parto perché adesso non c'entro proprio. Questi pantaloni che sono leggerissimi, cioè svolazzanti proprio, hanno la fascia elastica, quindi sono molto molto morbidi, molto molto freschi. Hanno sul fondo sempre il polsino elastico. L'ho voluti prendere perché io ogni anno mi ritrovo a non trovare poi mi ritrovo a non trovare i pantaloni, appunto questi molto leggeri, molto freschi per tutti i giorni. E poi quando c'è quel caldo allucinante non hai voglia di metterti jeans o qualcosa che ti stringa troppo. Quindi ho voluto provare a prendere questi. Questi li trovate su 3000 colori e 15 euro questi, semplicissimi. E poi abbiamo visto con Luigi quando siamo entrati, in realtà questa è la prima cosa che abbiamo visto, gli occhiali da sole della loro linea. Allora, premettendo che noi andiamo matti per i Ray-Ban, e abbiamo visto questi che sono veramente molto carini e abbiamo voluto provare a prenderli. Allora, c'è questo che è appunto sul marrone. Diciamo che questo l'ho scelto io. Vi faccio vedere. Allora, questo qua è sul marroncino. Diciamo che quando ho una abbronzata magari, perché così faccio un po' cacare. E questo qua che è un pochino più sui colori del viola. Questo è anche molto carino, molto fresco, molto estivo. E invece Luigi ha voluto provare a prendere questi,
su un grigio specchiato. Questo qua è anche molto carino. Lo vedo più da uomo, però questo in effetti, anche se mi piace abbastanza. E niente, ovviamente non sono i Ray-Ban, però voglio dire, per 7 euro di occhiali, chi se ne frega. Li proviamo giusto così, anche perché la fine che facciamo fare noi agli occhiali, non vi dico. E ultimissima cosa, questa ve la faccio vedere, un regalo che gli hanno fatto a Mattia, i nonni paterni. Sono le scarpine, queste sono adorabili. Queste qua, guardate che dolcezza. Bianche, hanno i finti lacci sul davanti, quindi lui se le riesce a mettere tranquillamente. E sono veramente un amore, sono molto molto belle. Vi ho fatto vedere praticamente tutto il mio shopping di ieri sabato. E niente, questo è quanto. 6 giorni ragazze, 6 giorni, siamo ancora qua a pettinare le bambole. Quindi niente, in realtà ci vediamo al prossimo video, a meno che io non sia in ospedale, e vi mando un grosso bacio. Ciao.